Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con il format tv quartiere giallorosso, è un programma itinerante per i quartieri di Catanzaro, eh, stasera avremo modo di discutere e disquisire un po' sulle eh, vicende del Catanzaro Calcio, in particolare sulla partita disputata dai giallorossi a Viterbo contro il Monterosi, una gara complessa, eh, sicuramente alla vigilia, ha rispettato cioè i pronostici della vigilia, come anche il mister Vivi, Vivarini aveva, aveva detto in, nella, nella conferenza di, della vigilia, appunto, ma che comunque il Catanzaro, nonostante le tante defezioni, è riuscito, è riuscito, a, è riuscito a, a vincere, mantenendo così il primato in classifica e quindi il distacco dalle dirette inseguitrici Crotone e Pescara. Eh, chiederemo un po' a chiunque volesse appunto, oh, disquisire sulle vicende del Catanzaro, in particolare su, appunto, sulla partita di, di, di Viterbo. Chiederemo se effettivamente il, il, il gioco mh, un, un po' stentato diciamo, che abbiamo avuto modo di vedere è dovuto essenzialmente alla, alla mh, tattica rinunciataria da parte delle, del Monte che di fatto si è comunque chiuso dietro la linea di, de, de, della palla anche dopo aver subito il gol, opp oppure diciamo, una delle delle motivazioni, può essere data effettivamente dalle tante assenze che il Catanzaro ieri, cioè domenica, aveva proprio per le squalifiche eh, combinate dal giudice sportivo. Un'altra domanda che vorremmo porre eh, ai nostri interlocutori di questa sera sarà, non poteva non essere sulla rientro di Fazio, quindi dopo sei mesi di, di sosta forzata, il, la buona prova del, del nostro difensore che ha avuto oltretutto anche il merito di, di, di segnare la rete decisiva ai fini del risultato conseguito. Il programma andrà in onda il martedì sera alle 22.30 come ben sapete ormai e in replica il mercoledì alle 14.30 sull'emittente Casa in TV che fa capo al gruppo immobiliare Scegliamo Casa che ha di fatto insieme alla AD Solution ideato di fatto questo programma, questo format. Preghiamo adesso la regia di mandare in onda gli highlights della partita. Monte Rosi Catanzaro. Devi vendere la tua casa? Scegliamocasa.it vende la tua casa in massimo 90 giorni o ti rimborsa fino al 100%. La promozione multicanale web, tv, radio e mercato estero si integra a portali immobiliari come caseintv.it e italydreamhouse.it per creare l'unico sistema pubblicitario integrato. Per la provincia di Catanzaro ci trovi anche in tv sul canale 182 del Digitale Terrestre. Per ogni informazione vai su www.scegliamocasa.it oppure chiamalo 06 94-80-42-97 in Calabria siamo presenti a Catanzaro Centro. Catanzaro Rido, Squillace Lido, Cosenza e Rende. Il Monterosi, reduce dall'ultima sconfitta contro il Messina, vuole tornare subito a far punti, ma quest'oggi dovrà vedersela con la prima della classe, ovvero il Catanzaro che fin qui non ha mai. Terzo, può ripartire Carlini a spazio il 10, porta palla il tocco per Sant'Arbia. Arriva anche un compagno vicino a lui per la conclusione. Pallone alto, di gara si continua a giocare la rimessa battuta lunga per Sounas che però perde il pallone. Poi lo recupera con l'aiuto di Bombaggia. Interna di rigore Sounas, il cross dentro, messo fuori con Amillo per Tentardini. Il tocco per Curcio, quindi Verna. Tentardini di tacco per Curcio, il cross profondo, e colpo di testa di Bombaggi, la parata dell'estremo difensore del Monterosi. Riparte il Catanzaro, il tocco per Curcio che prova la conclusione, ribattuta, ancora Curcio, la parata di Alia che però deve concedere il corner e allora quarto giro dalla bandierina per gli uomini. Ma anche a Tartaglia e Martinelli. La finta di Di Paolo Antonio. Il cross di... Dentro di... Con Di Paolo Antonio. Pronto per provare a intercettare il cross. Il pallone lungo. Il pallone che passa. E ci pensa Fazio di testa a trafiggere Alia. Dopo che... Scogna Millo l'aveva rimessa dentro, sempre di testa. Passa in vantaggio il Catanzaro. Con il gol di Fazio al minuto numero 10 in questo secondo tempo. Su corner di Tentardini. Allora Situm con le mani. Pallone per Bombaggi. Riesce a passare in mezzo a due Bombaggi. Il tocco dentro. Con Tentardini che deve rincorrere il pallone prima di lui. Piroli. Pallone però è buono per Verna. Si fa vedere Pontisso, il tocco però per Tentardini Sbuca ora Pontisso di lui Gasperi che tocca il pallone Corner per il Catanzaro Che passa Catanzaro lo allontana E arriva il triplice fischio del signor Claudio Penet Panetella di Bari Il Catanzaro si impone in casa del Monterosi per 1-0 Grazie al gol di Fazio Arrivato sugli sviluppi di Conner nel secondo tempo, gol costruito da giocatori difensivi. Ieri abbiamo vinto, nonostante la partita un po' sofferta da parte del Catanzaro. Eh, guardate, io non ne capisco. No, non segue il calcio, sì. non ha avuto modo di seguire. Vabbè, ma è fie, contento sì, che comunque si sia si andato. Senti che il Catanzaro è andato bene in Serie B, dovrebbe passare. Sì, per... si spera. E si quindi spera. speriamo, forza Aquila, speriamo che ce la facciano per vincere questo campionato che si terrà allo stadio sì, questo qui da noi il Catanzaro ieri è riuscito a vincere nonostante le tante defezioni le tante squalifiche eh, questo non si sapeva o prima o noi dovevamo essere sempre prima assoluti per sempre speriamo quest'anno ha avuto modo di vedere la partita ieri? no, non ho Sky che faceva vedere la partita praticamente io sono contento lo stesso anche se non l'ho visto. Una partita che magari nonostante le tante squalifiche non ha espresso il gioco con, mh, abitudinario, diciamo che il Catanzaro... Ma il Catanzaro come è stato fatto quest'anno non penso che ci ha riserve, che sono tutti titolari per me, poi qualcuno, giustamente, ma mai ha preso il gioco e il gioco vale più dei, dei giocatori. Quando c'è il gioco a calcio, io l'ho fatto 50 anni. So che cosa significa fare il gioco a una squadra di calcio. Senta, la prestazione di Fazio, rientrato dopo sei mesi, se l'aspettava così convincente, addirittura eh, è stato il match winner dell'incontro. Dell eh sì, me l'aspettavo perché ormai fa parte del calderone, allora si deve subito abbientarsi all'ambiente che c'è nella società e nella squadra Siamo riusciti quindi a mantenere distanza dal Crotone e dal Pescara che comunque continuano, continuano anche loro a vincere Ma purtroppo Il Pescara non ha durato per me è stato eh, autere all'epoca ha fatto un bel campionato all'inizio poi è crollato e anche quest'anno è la stessa cosa non penso che più il Crotone eh, penso che nel ritorno del campionato farà qualcosa in più del Pescara poi, noi dobbiamo andare là, se facciamo il là eh, per me è fatto, ma se no il ritorno poi le prendo qua, ora ho preso il crotone. Si, si spera che una delle due possa, quantomeno una delle due possa, come dire, cedere qua, qualche punto strada speriamo, facendo. Speriamo che Fermo restando che il Catanzaro deve mantenere la continuità che, ha, che sta garantendo finora. Esatto, speriamo che prendiamo le reti della Ternana, del Bare che sono andati via e non hanno preso nessuno. Speriamo che siamo anche noi quest'anno, è la volta buona. Poi abbiamo un bel presidente, veramente, che non ci lascia niente. E allora questa ambiente qua farà sempre qualcosa in più, penso. Bari, Ternana sono stati all'epoca prima assoluti, però i presidenti sono stati grandi hanno fatto una bella squadra e sono anche i primi e i secondi in classifica della Serie B, eh, vuol dire che c'è la società. Ma quest'anno con maggiori sacrifici economici hanno allestito effettivamente un, una rosa all'altezza alt, all della situazione? A me sì perché se non ci fosse stato lui, cadenzalo, cosa conosciamo, Facciamo un campionato due, poi crolliamo. Invece lui ha mantenuto la promessa che l'anno scorso ha detto... Vabbè, vuol dire che andiamo l'anno prossimo, anche se siamo gli allati di questi pre-off, ogni volta, ogni volta, un per un motivo, un per un altro. Crolliamo eh, ogni anno, ma speriamo che lo lasciamo agli altri. Soltanto Catanzaro Crotone allo stadio, <ride> però, nel senso seguo dai risultati. Speriamo bene che quest'anno sia un anno diverso dagli altri, che riusciamo ad accedere direttamente senza i playoff. La squadra è più forte comunque rispetto agli anni passati. Lo sto dimostrando con il gioco e con i risultati. Sì, che stanno i risultati, diciamo nelle trasferte. Speriamo. <ride> Siamo qui a Via Turco, presso la gelleria Giaimo, siamo in compagnia del mm, titolare signor Angelo Giaimo, col quale appunto disquisiremo un po' sulla vicenda del Catanzaro, sulla partita del, eh, giocata in particolare domenica a Viterbo contro il Monterosi. Ho visto la partita, si è fatto un'idea? Sì, 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 ho visto la partita, ho visto che in effetti il Monterosi il Tuscia è, è stata un po' una squadra ostica, una squadra in effetti che ha, ha potuto creare delle difficoltà, però in realtà il Catanzaro ha prevalso, perché in effetti... Poi il Fazio ha segnato, ha dato in effetti il gol della svolta e questo ovviamente fa piacere a tutti noi perché ovviamente vediamo che quest'anno un Catanzaro che veramente va e siamo ultra contenti. Perché il Catanzaro come squadra di calcio praticamente è il, diciamo, lo sport prevalente qui a Catanzaro e questo fa piacere perché potrebbe essere anche un rilancio per la nostra città, che è veramente aspettata tanto di essere in effetti. E, e rivalutata da un punto di vista culturale ed anche economico, anche per tutta, tutte le, tutti i cittadini che meriterebbero praticamente qualcosa in più e dovrebbero in realtà dare qualcosa in più alla città. Quindi, sicuramente il, 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 il Catanzaro, il calcio in, nello specifico può essere effettivamente un volano per il rilancio per di una città che per tanti anni magari è stata un po' di meritato. un po' da tutti dai vari amministratori, e da tante cose che in effetti non sono andate bene. E come capoluogo dovrebbe essere la città praticamente prevalente. In effetti io ovviamente ricordo ritornando a Catanzaro Calcio negli anni 71, quando andavo per la prima volta in A, che veramente quando c'erano delle partite Catanzaro era piena piena, tanta piena di gente e tanta economia. Addirittura venivano qui in via Turca a posteggiare per andare allo stadio che si trovava a una bella distanza praticamente. E questo praticamente è stata la prima squadra che ha raggiunto praticamente la Serie A e questo è stato un orgoglio. E ovviamente poi nel tempo un pochettino questa serie C che ci sta molto stretta perché meriterebbe assolutamente di stare in serie C ma almeno come minimo in serie B e quest'anno penso che sia, abbia la marcia giusta sia come squadra sia come e dirigenza che ce la sta mettendo tutta affinché in effetti possa praticamente veramente quest'anno entrare in B direttamente senza i play out, play che i playoff oh, play che sono praticamente sembrano una macchia, una maledizione, <ride> una maledizione in un certo senso. Sì, quindi chiaramente il, il merito, un grosso applauso alla dirigenza, al gruppo noto che sicuramente ha allestito una società più forte, una squadra ancora più forte rispetto alla nostra. Non ricordo una squadra così bella, un bel gioco armonico. Hanno detto bene riguardo alla partita del Crotone: noi abbiamo, fatto, abbiamo espresso in queste ultime partite sempre il gioco praticamente non da Serie C ma da Serie B. E ovviamente questo qui ci fa in effetti molto, ci dà quella spinta maggiore, praticamente. Perché, per esempio, anche col Crotone. Il Crotone è stato un opportunista. Andava praticamente a cercare un po' gli sbagli del Catanzaro per in effetti avere il sopravvento. E sicuramente lo, non è un gioco ben diverso da quello in effetti che fa il Catanzaro. E onestamente merita molto di più, indipendente che sia la, la mia città a cui voglio tanto bene, praticamente, e vorrei in effetti che venisse rivoltata anche dall'aspetto. Economico-culturale, perché in effetti Catanzaro è una città che ha avuto praticamente dei lustri molto belli riguardo a queste cose qui, sia nello sport che nella cultura. E vederla così distrattata non, non, non è una cosa che sta, almeno personalmente, non va bene. Pretendo. E anche se lei esercita comunque in una zona che è un po', o, o, diciamo è un po mh, decentrata rispetto alla, a, al, al corso. Che si è fatta sull'isola pedonale? Per esempio, le iniziative che ci sono state anche l'altro giorno, appunto, sabato, con appunto, una serie di eventi di atleti di varie discipline. Questo fatto qui porta tanta tanta gente qui. E ovviamente dovremmo migliorare l'accoglienza da parte della provincia nei confronti di Catanzaro perché ovviamente principalmente molte volte la questione viabilità, parcheggio e cose varie che andrebbe curata e penso che l'amministrazione al momento stia lavorando bene per raggiungere un certo obiettivo ancora è troppo presto per vedere un po' i risultati, però sta di fatto comunque che già si vedono tanti piccoli risvolti che potrebbero dare praticamente la, diciamo, la via giusta a, a, uno, a una ripresa di questa città è l'augurio da che, parte che tu che facciamo un po' tutti perché sì, eh, sicuramente nel suo piccolo il Catanzaro Calcio può contribuire, ma chiaramente è, è l'amministrazione comunale che di Quindi fatto deve dare, deve, deve dare una svolta un po' con una serie di iniziative, con una serie insomma, di, di, di eventi, organizzazioni eventi culturali, eh. eventi sportivi e tutto quello che ne concerne. Catanzaro, dal mio punto di vista, doveva essere la bella città, dove in effetti poter vedere bei negozi e belle cose, perché in effetti il, la provincia risponde bene quando ci sono degli eventi, come abbiamo visto in passato: eventi importanti sono arrivati in massa. Praticamente. Infatti, diciamo, di tutto l'interland di Catanzaro, dei paesini che ci sono vicini, aspettano praticamente, gli eventi particolari di Catanzaro per arrivare per vedere delle cose nuove, praticamente, che potenzialmente potremmo offrirgli, però, al momento, sono un po' molto rare. Mi viene in mente la notte piccante che, per Beh, qualche per, edizione, per per una, qualche una delle tante, tante per, forse una delle più. Sì, secondo me, i, i catanzari che hanno organizzato la notte piccante non si aspettavano l'affluenza perché, in effetti, erano impreparati da questo aspetto. Beh, Infatti, e... comunque, sì, sicuramente le problematiche ci sono. L'importante è cercare di comunque di, 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 di non aspettarli passivamente perché, come giustamente diceva anche lei. Siamo noi cittadini che dovremmo in qualche esatto. modo stimolare e dare magari le idee, gli input giusti anche all'amministrazione affinché esatto, la, devo... la città possa essere un po' più visibile, vivibile, visibile. Parto so dal fatto che i cittadini canadeschi dovrebbero volere più bene alla propria città praticamente, sia da un punto di vista praticamente territoriale, da un punto di vista decoro. E purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto praticamente un abbassamento di queste cose notevole riguardo praticamente alla, anche alla, ai, ai rifiuti anche, vabbè ora parliamo di cose un pochettino particolari che qua forse non ci... però ovviamente sono delle cose che non ci stanno bene assolutamente vabbè, una serie di problemi che... sicuramente queste riguardano la qualità della vita che non è delle migliori praticamente. perciò per, ci auguriamo che in un prossimo futuro specialmente la nuova amministrazione possa fare tanto affinché ci dia una certa, dia una certa vitalità praticamente a questa nostra catanzaro aspettiamo adesso domenica anche se secondo me si sale diretti senza problemi per come sta andando i presupposti ci sono tutti oh, anche oh, se ehm. ieri però il gioco non è stato poi così incisivo come le altre abbiamo partite vinto, abbiamo vinto abbiamo vinto l'importante è questo <ride> si va avanti così l'importante è mettere la palla dentro e andare avanti Primi, 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 senza problemi. Bene, grazie, grazie a lei. Salve. Eh, il Catanzaro quest'anno sta facendo. Un gran calcio, oh, i nostri cugini possono dire tutto quello che vogliono, ma all'interno sono solo scoppiati. E, cominciando dal presidente alla Branduani, adesso se la può fare tranquillamente la doccia. <ride> <Adesso> <ride> la... <ride> <ride> Comunque, ritornando alla partita di ieri, lei l'ha vista, sì, sì. l'ho vista, vista e diciamo che eh, l'assenza di cinque uomini. È stato un po' fondamentale. Eh, purtroppo, diciamo purtroppo, ma noi abbiamo oh, 22 titolari per cui eh, l'assenza di uno o dell'altro poco ci danneggia. Eh, abbiamo una società molto forte e solida eh, che ha costruito una squadra eh, che ci sta facendo gioire. Veramente, mamma che cinema! <ride> Senta, è, è il, la, il buon andamento della squadra... Quindi, comunque, il Catanzaro oh, per come sta andando vincerà, potre... vincerà il campionato sicuramente. Potrebbe essere anche un modo per rilanciare la, la città, in, qual... in tutti i sensi. Eh, certamente, perché una promozione significa portare benessere e ricchezza alla città. Perché non dimentichiamo che ci sono stati 13.000. E tifosi allo stadio conteggiamo anche quei 2000 piseudi violenti e, e teppisti diciamo i, i, i facino rossi ci sono sì, sempre sì, comunque sì. ovunque quindi sì. non fanno testo perché purtroppo non hanno niente a che vedere con il calcio certo. però vabbè, fa parte de... diciamo che fa parte del calcio però io dico che un, un sano sfottò potrebbe starci, però a vedere delle lordure, eh, addirittura dagli spalti, questo qui è denigratorio, essenzialmente per una città come Crotone. Ide che idea si è fatta della nuova amministrazione che è da insediata da pochi mesi e che si sta comunque attivando in qualche modo per rendere un po' più vivibile? più Visibile anche in qualche modo la città a livello di decoro, a livello di organizzazione. Guarda, io conosco personalmente Nicola Fiorita, sono stato uno di quelli che eh, lo ha votato e lo dico pubblicamente perché non ho remore verso nessuno. Eh, Nicola Fiorita è una persona molto preparata, eh, ha già avuto una sua esperienza da consigliere. Eh, se lo lasciano lavorare per come sta andando io non ricordo le strade di Catanzaro pulite così eh, eh, la gente venerdì sera era su Corso Mazzini come un nido di api eh, per cui dico lasciamolo lavorare tranquillamente che la città può finalmente gioire in bene eh, io quando ho 40 anni io penserei a allora eh, sì, sì. Eh, cosa, cosa si ricorda? Ricordiatemi! Bellissime! Andavo pure in trasferto con mio, ah, mio fanzato. Perfetto. Come ve giudico il catanzaro di quest'anno? È eh, un grande Catanzaro Bene, contento, eh? è contenta? di come sta andando, sì? Sì, sì. Eh, tutte le vittorie! Infatti. <ride> Senta, secondo lei se il catanzaro va bene, la, la, la città potrà trarre giovamento in qualche modo? Certo, sì, sì. Si sì. muoverà più di più l'economia, diciamo, sì, sì, anche sì, se chiaramente... tutte forze, sì. Anche se sicuramente problemi ne abbia, ce ne sono tanti, però voglio dire, già... I eh, problemi ne sono, che. Ho aumentato tutto. Devi vendere la tua casa? Scegliamo casa.it, vendi la tua casa in massimo 90 giorni o ti rimborsa fino al 100%. La promozione multicanale web, tv, radio e mercato estero si integra a portali immobiliari come caseintv.it e italydreamhouse.it per creare l'unico sistema pubblicitario integrato. Per la provincia di Catanzaro ci trovi anche in tv sul canale 182 del Digitale Terrestre. Per ogni informazione vai su www.scegliamocasa.it oppure chiamalo 06 94 80 42 97. In Calabria siamo presenti a Catanzaro Centro, Catanzaro Rido, Squillace Lido, Cosenza e Rende. Ha avuto modo di vedere la partita? Comunque. No, no, questa, questa non, ho, non ho avuto modo di vederla, però. Insomma, gli mancavano un sacco di disqualificati e quindi è andata bene. Quindi per... dimostra che effettivamente l'organico quest'anno è veramente competitivo, nessuno da consigliare. Facendo, facendo gli scongiuri. Esatto. <ride> okay. Era importante vincere ieri per mantenere lo stesso distacco dalle inseguitrici che ormai stanno disputando un campionato a sé. E infatti, infatti. E speriamo che il distacco aumenti. Eh. Seguo molto poco il calcio, però sono molto contenta. Vabbè, lei da, da, da Catanzarese immagina, no? sarà sì. ci, ci si augura, come tutti quanti noi, che, ci poss che possa essere l'anno giusto per la promozione diretta. Sì. Pensi che il Catanzaro possa, mh, se si riuscisse effettivamente a raggiungere la promozione, possa contribuire a rendere la città anche un po' più vivibile, più appetibile anche dai turisti, insomma, la gente che viene da fuori? Certo, sì, perché comunque poi si conosce di più questa come dire questa città e perché comunque io all'inizio quando ero piccola pensavo pure che Catanzaro non la conoscesse quasi nessuno, però comunque si sta incominciando un po' In questa cosa del calcio, sì. Allora, secondo me mancano. Allora, magari sembra un po' scontato, però, mancano anche negozi, come dire, perché poi scuola, cioè non scuola, università perché poi i ragazzi se ne vanno qua comunque cioè io comunque per esempio, ma faccio un esempio banale io non esco spesso a Catanzaro, io esco molto di più a Catanzaro Lido perché ci sono più negozi oppure vado al centro commerciale, però sto poco a Catanzaro quest'anno è una grandissima squadra, l'ha detto pure Oteri eh, ed è stata una grande cosa da uno che è stato esonerato. È no? eh, una grandissima squadra e non esiste prima e seconda squadra, non si può dire. Eh, eh, sono, hanno giocato riserve eccetera perché sono tutti dei grossi campioni eh, il, lo spogliatoio si vede che è omogeneo non ci sono contrasti come deve essere eh, in una società sana eh, e, e finalmente diciamo che il presidente Noto ha avuto quello che inseguiva da tanto tempo c'è cioè un po' di soddisfazione innanzitutto eh, vogliamo bene a tutti questi ragazzi che fanno dei sacrifici enormi eh, a vivere fuori casa. Io certe volte proprio questo penso, no? eh, non è tanto eh, guadagnare quello stipendio, eccetera. è un sacrificio stare lontani eventualmente dai sì, genitori, eh. perché sono tutti giovani. Sì. Sono tutti giovani e quindi potrebbero avere fidanzate, eccetera. Questo lo, lo dobbiamo pure eh, capire, evidenziare. Cioè, sono professionisti veramente seri, cioè, che eh, danno l'anima. Eh, diciamo eh, Dato che Catanzaro e dintorni non offrono può, tante. Eh, a maggior ragione, questo sforzo cioè, di, di rendere, al massimo, lo dobbiamo capire. E, e infatti, finora il pubblico. Cioè, sì. ma voi avete visto ieri eh, lo stadio di, di Monterosi vuoto, vuoto non c'era nessuno sì, sì, sì. Cioè, una, squadra, una squadretta questa, diciamo comunque di, di provincia. la bellezza di quest'anno è, è, è proprio questo pubblico numeroso che sta dando queste tifose che vanno in trasferta eccetera e guardate io ogni tanto mostro andando mia figlia eh, io me la vedo spesso da casa ma è un'emozione ho coinvolto pure memorie <ride> <Bra, ride> no 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 perché eh, effettivamente merita, no, no. Poi no, in particolare. no 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 non no, merita tutto catanzaro perché eh, diciamo i trascorsi li sappiamo no sì. gloriosi sì. cioè io eh, dico questa piccola nota io praticamente quando ero più giovane andavo, ho visto molte partite di Serie A. Eh, ho dei ricordi di alcuni giocatori del Catanzaro, eh, erano stupendi già allora. Eh, il nostro Banelli eh, aveva una finezza nel gioco e tanti altri, eccetera, in prota eh, Hanno eh, reso grande la eh, storia del Catanzaro. Ecco, storia, eh. Eh, quindi diciamo, finalmente abbiamo, e speriamo di farcela. Sì, perché noi, eh, eh, alcuni dicono, se l'importante è giocare bene così, no, dobbiamo salire. Anche la città ne può trarre giovamento se il Catanzaro va bene, penso, no? Non è più come una volta che venivano tutti quelli, cioè non so se le si ricorda, no? una volta quando giocava il Catanzaro, eh, le macchine eh, parcheggiavano nella tangenziale, lontana, cioè, da tutti i paesi eh, della Svizzera, eccetera, una però diciamo che, se ne giova nel senso come immagine, come più immagine, che altro, non certo dal punto no, di vista no, commerciale, no? no, no, no. 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 Eh, come immagine, sì, perché eh, si parla, non si parla d'altro sulle testate sportive, eh eccetera, eh. che del Catanzaro e ci riempie tutto d'orgoglio. Eh sì, mi riferivo proprio a questo, alla visibilità. D'orgoglio, però. Quella eh, Quell'animosità diciamo, verso le altre eh, città della Calabria che hanno pure squadre, eccetera, non ci deve essere mm -hmm. secondo me, ecco, perché lo sport è bello, cioè, con un certo distacco naturalmente. Certo. Eh, eh, un pochettino di tipo in più quando facciamo le partite, però quando io per esempio vedo il Cosenza che perde sempre a me è un po'. Eh, e dispiace. Eh, eh, dispiace. Eh, dispiace. Eh, cioè, questo è tutto è ciò che speriamo il meglio. Grazie, grazie a lei, grazie a lei, buona serata l'anno che deve salire oppure o, o gli scontri di diretti non servono i eh, sì. come si chiamano I play, I, play I gli spareggi sono 17 che ne ha fatti pertanto no, 12, 12. 12 eh, ho sbagliato <ride> sì, vabbè, però ma sono sono troppi, sono troppi a troppi. questo punto no? Comunque, Comunque, bisogna benissimo. quindi eh, ringraziare chiaramente la dirigenza per aver allestito una squadra che un bel... deve e vuole a tutti i costi raggiungere l'obiettivo senza passare appunto per il sì, sviluppo. Esattamente. No, no, dobbiamo vincere... Assolutamente. Eh, siamo pure. molto fiduciosi su questo quest'anno perché la squadra c'è, è una gran bella squadra. Il rientro di Fazio dopo sei mesi, che è stato anche decisivo una, ai fini della, stata, della vittoria. È stata veramente una piacevolissima... Riconferma direi, sì, certo. oltretutto, che sì, certo. è eh, eh, no, no, ma ha oltretutto assegnato. Sì, certo. sì, Quindi, sì, è stato il match. With è, è stato che è, ha un valore aggiunto. Poi, tra l'altro, eh, è una persona sì, molto seria. Molto seria per sì, sicuramente, quest'anno ce la facciamo e eh, speriamo. Facciamo i debiti scongiuri. Grazie, grazie a voi. Buonasera, salve Catanzaro. Ieri vittorioso che ha visto la partita in, in tv, però eh, sì, certo. ah, Già, era in trasferta. Sì. Sì. Che idea si è fatta? Se l'aspettava una partita così, diciamo, ostica, soprattutto per eh, l'avversario più che per dei tra virgolette, per dei meriti nostri, nel senso che comunque non c'è stato lo stesso gioco incisivo delle altre partite. Io volevo solo dirle che la squadra si è comportata da, da, da compagine in grado di vincere con gli effettivi, sia quelli titolari, sia quelli. Eh, mi rincarzi, in effetti sono 24 titolari e il fatto che abbia vinto anche con, con, con scarto minimo è più positivo di quando si vince per 4-5-0, perché vuol dire che si è capito che bisogna eh, affrontare le squadre che col passare delle, delle domeniche entrano più in forma e quindi diventano più, più ostiche. Sono le cosiddette gare però, sport. Però fino alla fine, a differenza di quanto sostengono gli esperti, il girone C sarà una lotta a tre. Non è vero che è deciso, anzi tutt'altro, dovremmo vincere sugli scontri diretti e speriamo di, di farcela. Ma il Cadanzaro ieri vittorioso, nonostante le tante assenze, è una partita che ha espresso un gioco un po' meno incisivo di altre volte però. C'erano le assenze naturalmente, però diciamo che quest'anno il Catanzaro è la squadra più forte, è inutile nascondersi. Inoltre vorrei dire un'altra cosa, ancora critiche da parte del Crotone, gli era rubato la partita all'Andria e ancora parlo, non c'è niente da fare, il Catanzaro è il numero uno. Siamo noi, la Calabria, abbiamo fatto conoscere la Calabria di tutto il mondo, giallo Rossi, forza Catanzaro, grazie. Amici e amiche in visione, siamo così giunti al termine di questo altro appuntamento con il format Quartiere Giallo-Rosso, il sesto della stagione. Eh, ricordo l'appuntamento televisivo che sarà è previsto per martedì alle 22.30 sul canale 182 dell'emittente Casa in TV. E in replica il mercoledì alle 14.30. Eh, non mi resta quindi che ringraziarvi per l'ascolto, per la visione e darvi appunto, appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi, come sempre, come mia consuetudine fare, forza Catanzaro.